Benvenuti alla presentazione della nuova rete civica Iperbole. Partiamo con l'intervento del sindaco di Bologna che vi porterà il saluto istituzionale di questa nostra giornata. Buon pomeriggio a tutti, è un saluto sentito più che istituzionale perché grazie anche alla vostra collaborazione, credo che oggi presentiamo un buon risultato, una buona prospettiva per quanto riguarda non solo il miglioramento dei servizi della nostra città, ma anche un'idea di innovazione civica e di identità civica. La nuova rete di Iperbole che presentiamo oggi ha infatti queste finalità. Abbiamo tutti bisogno, come sappiamo, di migliorare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione e sicuramente internet e il digitale sono un fattore potente di innovazione, speriamo per la semplificazione e per l'accessibilità dei servizi. Avere per esempio da poco abbiamo completato un lavoro importante per quanto riguarda lo sportello edilizio del Comune di Bologna, per cui finalmente non si fanno le code ma si fa tutto online per quanto riguarda le pratiche del regolamento edilizio. Questo lo dico come esempio rispetto alle infinite potenzialità di riduzione dei tempi che permette l'accesso ai servizi online, al quale sicuramente va accompagnato un lavoro dove la semplificazione sia effettiva. Troppo spesso nel nostro paese si invoca la semplificazione e si fanno, guarda un po', nuove leggi per semplificare, complicando ulteriormente il problema. Quindi a questo sforzo di innovazione tecnologica va sicuramente accompagnato un grande lavoro dal punto di vista di effettive riduzioni dei tempi e semplificazione dei processi che governano l'accesso alla pubblica amministrazione. Le cose fondamentali e le opportunità fondamentali che permettono le nuove tecnologie in questa sede la sapete meglio di me e quindi non ci torno sopra. Quello che mi pare invece opportuno sottolineare è che oltre all'accesso ai servizi online come contributo alla semplificazione e alla sburocratizzazione, io credo che questa nuova rete si dia un altro obiettivo molto ambizioso, che è quello di utilizzare questo strumento in modo interattivo, nel senso di non limitarsi a ricevere ma a rispondere, ma uscire da questa logica della semplice risposta e domanda che richiama un modo di funzionare della pubblica amministrazione di impianto ottocentesco, riuscire invece a sviluppare anche attraverso l'ausilio della rete una nuova modalità di rapporto con la pubblica amministrazione, in particolare con la nostra città metropolitana, fondata su un impianto collaborativo nel senso di acquisire proposte, idee e acquisire anche scelte, consultazioni prima di prendere delle decisioni, ma partecipativo anche nel senso di una nuova modalità di partecipazione di cui noi riteniamo ci sia un estremo bisogno e che abbiamo riassunto, esemplificato nel primo regolamento che in Italia è stato fatto di collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. Questo regolamento per noi appunto non rappresenta un ulteriore sistema di regole che si aggiunge alle regole esistenti, ma ha, come sapete, l'ambizione sostenere le iniziative che i cittadini in modo auto-organizzato vogliono svolgere e propongono per l'interesse generale della nostra comunità. Si tratta di uno sforzo di tradurre per la prima volta l'articolo 118 della nostra Costituzione, l'ultimo comma, in una prassi concreta di sostegno alla sussidiarietà nel senso che ho descritto, e si tratta secondo me di un'idea di partecipazione molto incentrata sul fare,
si partecipa facendo, si partecipa proponendo, si partecipa prendendosi cura della propria proposta, gestendola in prima persona come cittadini. Da questo punto di vista, nella nostra città ci sono fermenti importanti che sono apparsi subito di rilievo nazionale e internazionale. Cito prima di tutto l'esperienza delle social street, che sta dando buoni risultati anche nella nostra città e che stanno a testimoniare che c'è bisogno insieme di lavorare per questa nuova idea di partecipazione, che va al di là appunto di un rapporto di dare ed avere, di domanda e risposta, che resta comunque un compito, un dovere della pubblica amministrazione, del nostro comune, della nostra città metropolitana, ma cerca di rendere più fattivo il rapporto fra cittadinanza civica e amministrazione, appunto sulla base di condividere progetti comuni. Questa idea innovativa con piacere è stata già adottata da altri comuni che si stanno misurando con questa possibilità. Lo strumento dei patti di collaborazione si sta diffondendo nella nostra città. Sono già molti i patti di collaborazione stipulati fra associazioni, comitati e la nostra amministrazione sui diversi temi di applicazione del nuovo regolamento. Per me è importante dire in questa sede che con questa nuova rete civica di Perbole, rinnovata profondamente nei contenuti, ma soprattutto sulle modalità di accesso e soprattutto sulle possibilità di interattività, noi candidiamo la nostra città a essere in prima fila nel panorama nazionale per l'innovazione civica. L'innovazione civica è un fatto di cui abbiamo profondamente bisogno nel nostro paese, così come abbiamo bisogno di ragionare di una nuova identità civica, nel senso che pensiamo tutti nel nostro paese che riforma della pubblica amministrazione debba anche significare davvero una nuova modalità di rapporto tra l'amministrazione e i cittadini, una nuova modalità di rapporto fondata sul fatto che appunto si lavora insieme per migliorare la condizione urbana, si lavora insieme per migliorare la vita quotidiana della nostra città, a partire dal fatto di chiedere o di ascoltare proposte che attraverso patti e sostegni specifici articolati per ogni proposta possano essere poi attuati e realizzati. Sicuramente anche per questo motivo, avendo la città metropolitana l'assegnazione di fondi europei, noi puntiamo molto sull'innovazione digitale come primo campo di applicazione di questi fondi e puntiamo molto con la nuova regione, saluto il presidente Bonaccini, perché questa priorità dell'estensione dell'agenda digitale e di internet all'area metropolitana e al sistema urbano regionale sia condivisa anche in termini di programmazione e di obiettivi. Bologna dopo Milano è la prima città in Italia ad avere in attuazione, ormai completato, la banda larga. Stiamo lavorando sulla rete del Wi-Fi. Ci sono tanti progetti, grazie a voi, che rendono meglio l'idea un po' pericolosa di Smart City nella sua traduzione italiana, cioè città intelligente. Ci si può autodefinire intelligenti e questo è il primo pericolo, ma sicuramente la concretezza del fare dei progetti può testimoniare di un'innovazione vera messa in campo insieme dai diversi soggetti che vogliono occuparsi della nostra città. Una nuova identità civica significa dare valore attraverso questa applicazione dell'articolo 118 della nostra Costituzione anche alla necessità di rinnovare il rapporto che oggi ha la politica in senso lato con i cittadini. Almeno su quattro questioni
che voglio solo accennare, e mi fa piacere accennarle in presenza di persone più esperte di me e in particolare del Presidente della nostra Regione. Noi abbiamo bisogno di ridefinire attraverso questi strumenti di rigenerazione dei beni comuni e di patti collaborativi su questo una nuova idea per quanto riguarda la partecipazione del territorio, dell'utilizzo urbanistico del territorio e quindi anche scommettere insieme sul fatto di dare bellezza alle nostre città, non solo a partire dai centri storici, ma lavorando insieme per aggredire il concetto di periferia e cominciare a pensare ad altri centri affiancati al centro storico e nell'intera area metropolitana che si misurino su un'idea moderna di bello altrettanto attrattivo, anche se in modi diversi, dalle città storiche. Tutte le democrazie oggi dal punto di vista urbanistico devono affrontare questo argomento anche per uscire da un'idea che quanto è stato realizzato si è potuto realizzarlo perché c'erano solo principi e pontefici che ci hanno lasciato splendidi monumenti, ma misurare la democrazia col fatto di fare di quelle che attualmente chiamiamo periferie luoghi di buona architettura contemporanea e di alte condizioni di vivibilità. Un altro argomento che sta sotto questo pensiero e questa pratica che vi proponiamo come Comune di Bologna riguarda il concetto proprio di appartenenza civica. Voi siete abituati a fare progetti, a presentare proposte concrete e a condividerle. Siete abituati a comprendere che il lavoro di squadra è fatto da capacità di essere liberi con gli altri. Noi abbiamo bisogno in questa fase della nostra vita repubblicana di aggredire un po' l'idea di appartenenza civica e di inventarcene una nuova sulla base dell'eredità migliore di questa nostra città e di questa comunità metropolitana. Quello che sta accadendo lo vedete in termini di convivenza urbana. Questa crisi porta tanti a cercare di trovare un capro espiatorio in altre etnie o in particolari gruppi etnici o di additare lo straniero e l'immigrato come un problema invece che una risorsa. Noi abbiamo invece il tema, noto a tutte le città che oggi ce la fanno ad affrontare questa crisi economica, di sapere essere una città plurale che convive tra le differenze ed è capace di trasformarle in opportunità per il proprio futuro. Tutte le città che ce la stanno facendo in questa crisi economica ad emergere e a guadagnare posizioni sono città che scommettono sulla pluralità e la convivenza fra i diversi stili di vita. Dobbiamo lavorare insieme perché all'idea dello ius soli, del diritto del suolo, all'idea del diritto di sangue prenda sempre più posizione un'idea diversa di condividere progetti e intorno a questi progetti realizzare nuove identità e nuove appartenenze. Così come sul tema dell'organizzazione della nostra democrazia, rispetto alla quale anche le potenzialità della nuova rete Iperbole ci testimoniano del fatto che possiamo uscire da una logica di partecipazione a domanda per ragionare su un'ipotesi di democrazia deliberativa, nel senso di sottoporre le decisioni che sono importanti in democrazia, una democrazia che non decide è una democrazia condannata al declino, ma di sottoporre queste decisioni appunto a processi di democrazia deliberativa dove sulla base di processi di adeguata informazione sia possibile davvero chiedere un parere preventivo ai cittadini che abitano nella nostra comunità. E termino come ho iniziato: noi scommettiamo molto che una nuova idea di partecipazione per definire questa nuova identità civica si debba basare su una partecipazione del fare insieme in modo collaborativo per raggiungere insieme obiettivi di qualità urbana e di convivenza urbana. Questa città può sicuramente raggiungere se si basa proprio su questa sua caratteristica preziosa di voglia di partecipare e di avere la possibilità di mettere alla prova le proprie proposte
e i propri pensieri di cura di determinati spazi urbani o determinate situazioni di convivenza nell'ambito della nostra realtà urbana. Tutto questo, secondo noi, è anche l'inizio, attraverso il regolamento e la presentazione oggi di questa rete, di uno sviluppo dei patti di collaborazione, di una sua maggiore conoscenza alle altre istituzioni, ma anche all'insieme dei nostri cittadini, perché abbiamo l'idea che attraverso lo sviluppo di questi patti di collaborazione sia possibile anche organizzare la riscossa civica di cui la nostra città ha bisogno, che è già cominciata, ma che deve trovare momenti di rappresentazione orgogliosa della propria identità civica attraverso la narrazione concreta di quanto insieme abbiamo realizzato. E da qui l'idea di fare coincidere la festa dell'Europa del 9 maggio con un grande appuntamento di festa cittadina, dove mettere in mostra con orgoglio quanto è stato realizzato per migliorare parti della propria città in relazione con i propri vicini o con i vicini che si sono scoperti per condividere insieme un progetto. Quindi grazie per la vostra partecipazione, grazie agli interlocutori presenti e davvero buon lavoro insieme. E visto che ci sono, buone feste, buon Natale a tutti voi e un buon inizio d'anno.